Ciao a tutti, bentornati sul canale. Anche quest'anno replico l'esperienza fatta l'anno scorso, infatti voglio partecipare alla All Magical Readathon ideata da Book Roast, che è una reading challenge a tema Harry Potter. Lei ha creato una cosa meravigliosa perché soprattutto il modulo per le carriere è fatto in maniera divina. Vi lascio qua sotto il suo video in cui, se andrete a quel link, troverete nel suo info box tutti i moduli da scaricare per seguire la sfida. Quindi gli hashtag, le regole, le carriere da scegliere per poter fare appunto gli esami. La sfida andrà dal 1 al 30 aprile e quest'anno ci sono delle carriere nuove rispetto all'anno scorso. Difatti io, spulciando, guardando, ce n'erano diverse che mi interessavano. Difatti mi ispirava quella graphic designer, quella del... per fare le immagini che si muovono, delle fotografie, vabbè, la creatrice di bacchette, però poi guardando fino all'ultima pagina ho trovato la linguista delle sirene e quindi ho deciso subito quello perché, cioè, io ho la fascinazione delle sirene fin da piccola, cioè mi sono sciroppata comunque tutto Mermaid Melody e mi è piaciuto un sacco, quindi qualcosa vuol dire. Allora, per la carriera di Merpeople Linguistic in realtà ho solo da dare l'esame di erbologia di base. Però, guardando per poi accedere ai Newts di agosto, appunto gli altri esami mago, devo avere una E in erbologia, il che vuol dire che devo dare 6 esami, quindi 6 materie diverse, quindi 6 libri da leggere questo mese di aprile. Allora, per l'esame primario, che è quello di erbologia, mi richiedevano un titolo che inizia con la I e io ho scelto Incubo di Wes Craven. In realtà all'inizio avevo tutti i titoli che o avevano l'articolo davanti oppure avevano l'articolo di davanti, poi appunto sono riuscita a trovare questo, e di questo libro non so niente se non che è un horror e che è piaciuto un sacco alla mia amica Nicole. Basta, la cosa finisce lì. È piccolino di formato, ma in realtà sono più di 400 pagine, quindi spero di riuscire a farcela. Poi, come materie opzionali per riuscire ad avere una E in erbologia, quindi 6 materie, 6 esami che devo dare, ho scelto Pozioni, che mi chiedeva un libro sotto le 150 pagine, e io ho scelto La mummia e altri racconti di Arthur Conan Doyle, che è una raccolta di racconti fantastici e ha tipo 90 pagine, quindi spero di sdraiarlo subito questo. Poi ho scelto Storia della magia, che mi chiedeva un libro con streghe e o stregoni, e io ho scelto Il castello errante di Howl di Diane Wynne Jones, che appunto ha lo stregone Howl tra i personaggi protagonisti. Io di questo ho visto il film dello studio Ghibli, è uno dei miei preferiti tra i film della Ghibli e sono curiosissima di approcciarmi al libro. Poi, per l'esame di aritmanzia mi chiedevano un libro fuori dal tuo genere preferito e io ho scelto Un giorno di David Nichols, che è un romance e comunque non è un genere che di solito io leggo, però ce l'ho lì da un sacco di tempo e vorrei farlo fuori. Forse non è stata una buona idea prenderlo per questa sfida perché tipo ha più di 500 pagine, ma andava bene per la sfida perché è un romantico e non leggo tantissimi romantici. Per l'esame di antiche rune invece mi chiedevano un libro con un cuore in copertina o nel titolo e io ho scelto L'arte di ascoltare i battiti del cuore di Jean-Philippe Senker. Non sono sicura come si pronunci, questo è uno dei libri che ho da più tempo tra i libri da leggere e magari questa è l'occasione buona per sdraiarlo. Anche qui sono quasi 400 pagine. Poi, ultimo ma non per importanza, ho scelto l'esame di difesa contro le arti oscure, ovvero un libro ambientato al mare o sulla costa, e io ho scelto La spiaggia del destino di Anita Shreve. Anche questo è un libro che io da un po' di tempo nelle mie pile da leggere e che... non è esattamente il mio genere perché anche qui abbiamo un romance che avevo chiesto in scambio ad Angela, se non sbaglio. Anche questo è un bel tomazzo, ma spero di farcela. Come vedete, questa è la mia pila dei libri da leggere per la sfida. Sono, beh, uno non tanto, però 5 libri decisamente cicciotti. Spero di farcela, anzi ce la voglio fare, perché così poi ad agosto, quando ci saranno i mago, perché io voglio guadagnarmi il ruolo di linguista delle sirene, avrò solo 2 esami da dare, quindi mi sforzo adesso per essere ripagata in futuro. Quindi questa è la mia TBR per questa sfida. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, così mi date un punto da cui iniziare, e soprattutto fatemi sapere se anche voi partecipate alla sfida e nel caso che cosa leggerete voi, per quali materie e soprattutto qual è la vostra carriera. Con questo io vi saluto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!